Poi ancora per Mangiapane, cross ancora morbido a destra per l'ingresso verso l'area di rigore, viene fermato Iannazzo, ci sembra, mi devo avvicinare con l'inquadratura, mi sembra Iannazzo, sì, che ha provato con il piatto a girare per entrare dal vertice destro d'attacco della Vigor Lamezia, lato sinistro per il portiere della Versa Normanna. È un calcio di punizione che può essere molto pericoloso, siamo fuori dal vertice un 4 metri. L'arbitro mette la palla a terra, la barriera ancora è a 3 metri, fischia l'arbitro, dice con una grossa segnaletica l'arbitro. Ok, c'è un calcio di punizione da quella posizione, anche forse un po' più dietro, contro il Rente, gli anni di Mercuri, quando eravamo in Serie D, la Vigor Lamezia, con un calcio di punizione maestrale, attenzione, ancora parte Mangiapane! La traversa è clamorosa, ha colpito la traversa Mangiapane sulla destra del portiere Pettinari, ha calciato una grande punizione. L'arbitro ammonisce Iannazzo in questo momento per fallo sul numero 2 su Letizia.